Nella sala giunta di Palazzo San Giacomo si è tenuta questa mattina la cerimonia di conferimento della medaglia della città di Napoli a Gallerie d'Italia Palazzo Zevaglio Stigliano, sede museale dell'Istituto Bancario Intesa San Paolo. L'onorificenza è stata consegnata dal sindaco Luigi De Magistris al presidente emerito di Intesa San Paolo Giovanni Bazzoli alla presenza dell'assessore alla cultura e turismo Nino Daniele. È uno dei punti di eccellenza della ricchezza culturale della nostra città, ma anche per sottolineare quanto sia importante che queste ricchezze culturali rimangano nella nostra città e che siano sempre di più fruibili alle collettività numerose, non solo di abitanti della nostra città, ma anche di tutti quelli che ci onorano di visitare sempre di più la nostra città. Cultura è anche economia e lavoro, come sta diventando sempre di più nella nostra città. Presidio storico e culturale della città, Palazzo Zevaglio custodisce attualmente oltre 120 opere, tra cui il Martirio di Sant'Orsola, ultimo capolavoro di Caravaggio, vedute e paesaggi delle scuole di Posillipo e di Resina e le opere del grande artista napoletano Vincenzo Gemito. Alla collezione permanente del museo si affianca un'attività di esposizioni temporanee che hanno portato a Napoli capolavori da tutto il mondo. Avevamo già tutto questo ereditato dalle banche che abbiamo mano a mano acquistato, avevamo già delle collezioni preziosissime, ma a queste, come sapete, si è aggiunta poi in particolare quella che è una delle opere più importanti, la più importante della nostra collezione, ma guardate, una delle opere più importanti da tutti considerata delle mostre che si fanno di Caravaggio, è il culmine, anche perché è l'ultima opera da lui dipinta. E intorno a queste abbiamo pensato poi di raccogliere anche tutte le altre opere che erano sparse in altre località, in altri contenitori a Napoli.